Fratelli dei Dovis sono poi partiti verso i picchi del Pagliaio, al Palais Picchi del Pagliaio, lì c'era il comandante Nicoletta, perché erano qui da Fascino prima, il papà di Piero Fascino era qui comandante qui al Colle della 43ª Brigata a Garibaldi. Invece loro sono poi partiti, sono andati da Nicoletta e si sono rifugiati sotto i picchi del Pagliaio. Finito il rastrellamento si sono di nuovo organizzati e io fra parentesi ho continuato a lavorare a Torino. Avevo un lascia passare che potevo andare e venire, portare documenti, quello che c'era da portare, sempre col comitato alla FIA e il CLN via Bologna. E lì si organizzava i colpi anche, ai posti di blocco, fra parentesi c'era lo mio, adesso è morto, povero diavolo. Un siciliano. E quello lì si organizzava il posto di blocco lì e noi ci guardava con il nostro passare, ci fermavano ma ci lasciavano andare. E lì, due o tre giorni dopo, appostandosi nei dintorni lì della FIA, sono poi riusciti a bloccare il posto di blocco lì a Mirafiori, hanno preso armi e prigionieri e viveri, hanno preso tre fascisti prigionieri, che quelli li hanno poi scambiati con altri partigiani. E il secondo rastrellamento a novembre, che è stato tremendo anche quello, lì ci sono stati tanti morti e bruciavano le case a San Duchetto, no, a San Piaschetto, Pian Paschetto, e lì ammazzavano donne, bambini e vecchi, li bruciavano nelle case. Beh, sono saliti dalla Val Chisone, dal fondo valle, come il primo rastrellamento della Val di Susa, hanno cerchiato tutto. E lì i comandanti, chi poteva salvarsi, andate a casa, ci riuniamo poi quando è tempo debito e voi altri continuate ad andare a lavorare come niente fosse, perché non si può fare niente. Hanno messo il presidio qui, a Villa Prevere. Sono stati fino al mese rastrellamenti lì, ci sono organizzati, hanno fatto dei colpi alla polveriera qui a Vigliana la dinamite per procurarsi polvere, armi e De Vittis hanno occupato, Sergio De Vittis hanno occupato la polveriera di Sangano e lì dove hanno preso quattro o cinque fascisti prigionieri, però i tedeschi l'hanno saputo subito, qualcuno si vede che ha telefonato, sono arrivati su una colonna corazzata e ci sono portati sotto la polveriera e lì per salvare i suoi uomini, sono stati una 14 morti partigiani lì. Con De Vittis per salvare i suoi compagni di lotta è stato ucciso lui e gli hanno anche dato la medaglia d'oro. E i tedeschi l'hanno avvolto perché l'hanno riconosciuto un combattente e le hanno fatto gli onori, come si fa a combattere. Sì. E dopo nel 45 in principio, e fra parentesi un momento, perché mio fratello è stato portato in Germania e io quella sera lì, la sera di Pasqua, gli scrivevo una lettera, mia mamma, guarda, scrivi una lettera a Carlo che non abbiamo più notizie, l'hanno portato a Weimar, dove c'era il lancio della V1 e la V2, lì facevano le gallerie. Ha preso tante di quelle botte, lui non lo dice, ma i suoi amici che erano con lui, i suoi compagni di prigionia, lo raccontavano, andava a cercare da mangiare nell'immondizia. Sono arrivati le guardie lì, l'hanno massacrato di botte col calcio del fucile e del mitra, sulla testa e sulla schiena. E mentre scrivevo la sera di Pasqua, sempre con
I tedeschi qui a Villa Prever sento bussare alla porta, aprire. Mio zio da Torino, mio zio e mia zia. E come mai siete venuti? Siete venuti a fare Pasquetta? Sì, sì, siamo venuti, ma avevano una faccia di un po' strana. E io gli ho detto, ma cosa c'è che non vai? Ero dietro che scrivevo Carlo e non avevamo più notizie, non avete più da darle. Siamo stati lì, qui è successo qualcosa. Apre la porta, mio zio, entra dentro Carlo, che ci va, ti aspettano. Un cadavere vivente, 36 kg pesava. Una persona una pieno di pidò. Io lo guardavo a dormire, niente. E in viaggio ha raccontato ancora questo, in viaggio aveva un compagno di prigionia di Coazze, un certo Lais Celestino mi sembra. Arriva noi Brennero per cambiare il treno e lo chiama. Quel povero diavolo morto, morto come proprio deperimento. E mio fratello ancora, tornando al 25 di aprile, quando si sono di nuovo organizzate tutte le bande, tutte le formazioni partigiane, si sono messi d'accordo, Fascino, dovevo occupare, passare da Corso Francia. Nicoletta doveva occupare la Fiera Mirafiori, il comandante Nicoletta, la Fiera Mirafiori e noi la banda Falzone, la brigata di Falzone, brigata Sandro Magnoni, quello che ero io, dovevamo occupare la caserma Monte Grappa. Ci siamo incamminati giù una sera che pioveva, dato da Coazze a piedi. Siamo arrivati a Bruvino per la strada di Rio Alta, una colonna corazzata tedesca che veniva qua da Rioli, da Grugliasco. Allora i comandanti, state lì bravi, piovigginava tutti bagnati, state lì bravi, non sparate perché lasciamoli passare. Hanno passato la colonna e noi ci siamo poi rifugiati in una cascina a Beinasco. Beinasco lì ci hanno dato pane e salame, festa grossa, pane e salame. In ogni modo, al mattino dopo si parte per Torino, per andare una formazione lì in Corso Francia, l'altra a Santa Rita, l'altra qui a Mirafiori. Nicoletta è arrivato qua a occupare la Fiera Mirafiori, lì era già tutto organizzato dagli operai. Dopo è partito con suo fratello, un'altra formazione, sono andati a occupare la Fiera Lingotto. Invece noi, Corso Orbassano, arriviamo a Santa Rita per andare a occupare la caserma Montegrappa, una colonna di autoblindo, 5 autoblindo, dal Corso Sebastopoli hanno cominciato a mitragliare. Sono stati 5 morti, 9 feriti e anche gravi. Il comandante partigiano dei cecoslovacchi, con un braccio maciullato, quello ce l'ho ancora adesso davanti agli occhi, tutto il braccio maciullato, mi ha ancora passato il mitra a me, lui è salito sull'autoblindo, ha buttato una bomba a mano dentro, è morto poi lì. E la sera siamo poi arrivati alla Monte Grappa, raccogliendo i nostri feriti e tutto, li hanno portati all'ospedale e i nostri morti li abbiamo lasciati lì al santuario di Santa Rita. E siamo poi arrivati alla Monte Grappa. Il comandante Falzone, a mio amico Vincenzo, sale sopra il muretto di cinta, guarda dentro se c'è, perché era chiuso il portone. E ma io, se sono dentro ancora, infatti è salito, mi ha chiamato me e l'altro, era orca miseria. Non mi ricordo più. In ogni modo siamo saliti sul muro di cinta,
un alpino della Monte Rosa col fazzoletto bianco, erano gli alpini della Monte Rosa, quelli che non hanno aderito alla, cioè non hanno lavorato in Francia, hanno aderito alla Repubblica di Salò solo per essere liberi. E c'era una ventina di quelli della Monte Rosa più 5 brigate nere. E lì con il fazzoletto si sono resi, hanno aperto il portone, noi siamo entrati dentro la Monte Grappa e quei 5 della Brigata Nera li hanno portati sul ponte del Po, come abbiamo noi lasciato 5 morti a Santa Rita e loro li hanno mitragliati, io non c'ero, li hanno mitragliati nelle gambe e buttati dentro il Po. E dopo un po' di giorni dopo abbiamo poi fatto la sfilata lì a Torino con tutte le formazioni partigiane, una gran festa, e è finito lì.